Eccoci qua, ragazzi, serata devastante finita, mamma mia. Siamo stancati. Beh sì, dai, da stamattina. Mamma mia. Bell'evento alla fin fine. Comunque, quello che dovevamo fare più o meno, a grandi linee l'abbiamo fatto, molto peggio. Abbiamo seguito una grande Formula 1 oggi. Formula 1 bellissima, siamo tornati, ormai che ci stiamo a mangiare gli arrosticini che non abbiamo mangiato tra voi. Comunque. La cosa che mi ha fatto piacere e mi ha sorpreso è che Fabio è venuto da Roma. Che ti ha portato a venire da Roma a Civitella, a Civitavecchia? Super Coris, mi spiego cosa intendo. Io penso che è nostro compito aiutare tutti i Super Coris di YouTube per un motivo molto semplice, perché sono molto pochi le persone, gli YouTuber come lui, che sono lì per dire la verità. Non sono le classiche persone, i classici YouTuber che sono lì, che prendono il prodotto dalla ditta X e ovviamente ne devono parlare bene. Questa cosa non fa bene a noi della community, perché non abbiamo una persona o delle persone vere che ci dicono le cose come stanno. Quindi, secondo me, per il nostro bene, dobbiamo prendere le persone, gli youtuber come lui, ed aiutarli, perché questa cosa che noi faremo, che sembra che aiutiamo loro, in realtà poi ci torna utile, perché più persone come lui abbiamo, più youtuber come lui abbiamo e più verità abbiamo. Quindi quello che mi ha spinto, ma veramente, a spostarmi da Roma è proprio il bisogno di aiutarlo per aiutarci. Questo è quello che mi ha spinto. Quindi, siccome io avevo questa postazione che non utilizzavo più da 2 o 3 mesi perché avevo fatto un upgrade della mia postazione, ho detto io ce l'ho qua. O me la vendo, o me la tengo lì. L'ho conosciuto, diciamo, siamo entrati in contatto da pochi giorni e ho subito sentito questa sintonia con questa persona, questa bellissima persona, secondo me. E mi sono sentito di dirgli: senti, corra, io ho questa. La vuoi? Io te la regalo molto volentieri. E ho preso l'occasione di questa fiera per conoscerlo e per portargli la postazione, la Blazit, con un Logitech G25 di vecchissima data, Che proveremo fra ovviamente. cui. Esatto. E che avrò il piacere di vedere in video quando lui la proverà, la monterà e ci darà il suo feedback, considerando ovviamente stiamo parlando di una Logitech G25, quindi. Io la comprai molti anni fa giocando alla Play 3 con Gran Turismo GT5 Prologue. Gran Turismo 5 Prologue, quindi insomma parliamo di bei 10 anni fa, più o Di meno, più, più di 10 anni 10 anni fa fa. uscì da Gran Turismo 6. Ecco, appunto, no, io mi sono fermato a Gran Turismo 5 Prologue, manco il 5 proprio. Quindi proprio parliamo di anteguerra. E quindi ce l'avevo lì, l'ho sfruttata anche con la PC perché io ormai gioco solo con PC e quindi mi sono sentito di fare questo. Io credo che è nostro compito per noi stessi aiutare youtuber del genere. Veramente, lo credo veramente, non lo sto dicendo qui perché c'è lui. Però fammi capire una cosa, tu mo Dimmi. da, diciamo, iscritto al canale, fan del canale Super Chorus, hai visto parecchi video, no? Hai visto come so io i Ne ho visti tanti, video, sì. come so fatto io. Ora che sei venuto dal vivo e abbiamo fatto una giornata, perché noi stamattina alle 10, quasi mezzanotte, abbiamo fatto 12 ore insieme, un giorno. Yes. E non ci siamo fidanzati, No, sarà una ragazza magari, si poteva pure dare due botte, però meglio di no. Lasciamo la zattera. Allora, cosa hai notato di diverso da YouTube, da quello che faccio su YouTube, da come sono di persona? Cioè, come ti sono sembrato dal vivo rispetto a vedermi su YouTube? Molto simile. Quello che cambia ovviamente è l'impostazione della voce, perché quando sei di fronte a una telecamera devi mostrare una certa impostazione. Quello sì, ma quella è l'unica cosa che cambia, perché fondamentalmente la genuinità che ho visto attraverso i video, quindi come tutti noi che lo vediamo attraverso un monitor, non dal vivo come
come ho avuto l'opportunità io, è uguale, fondamentalmente è uguale. Spontaneo, verace, passarello, se vuol dire passarello ovviamente. E quindi ci teniamo bassi qua. E quindi raga, quello che vedete dal vivo, cioè dal video, lo vedete pure dal vivo, tutto qui. Ed è questo proprio il bello, che cioè, a me mi aveva dato questa impressione. Questa impressione poi si è verificata veritiera, perché quindi non c'è un personaggio davanti alla telecamera e poi dietro ci sta una persona completamente diversa. Se fosse stato questo, io non sarei stato qui, sarei stato a Roma oggi. No, però magari tu sei venuto, dici, oh, che cazzo ne so, ti ho visto davanti alla telecamera. Ma io difficilmente sbaglio, scusa se ti interrompo. Però a me mi è successo, io ti dico, ho visto gente lavorando in discoteca all'epoca per anni, ho visto personaggi famosi molto allegri e solari, nella realtà essere il contrario. Quindi tu, mo sei venuto... Cioè, non è che dici, se io avessi voluto fingere con te, avrei potuto fare un'ora, due ore, tre ore. Abbiamo passato una giornata, hai visto pure casa mia, come mi comporto a casa, quello che faccio, quello che non faccio. Ah, premetto che si è fidato a farmi venire a casa sua e non mi aveva mai visto prima. Ma tanto c'è stato fucile. C'è stato fucile, giustamente. Fucile da cecchina. Non si scappa. Non è un problema, 100, 200 metri, sta a posto. Però tu mo... Secondo te, io sono di quelli che fa parte dei personaggi costruiti che devono far vedere qualcosa che non sono, faccio parte della persona com'è e si mette davanti alla telecamera, non c'ho paura di mettersi a nudo e di dire quello che pensa? La seconda che hai detto. In maniera inequivocabile. Quindi tu sei partito da Roma, stratti 200 km, autostrada, mi hai regalato il playseat, mi hai fatto dei regali. Cosa ti ho dato pure anche? Un'altra cosa importante. No, non me li date perché mi devo fare la saluta a Jessica Rizzo. No, ancora no, arrivo, saluto, una cosa molto più importante. Quella è una cosa più importante, però ancora arrivo. Un libro. Vabbè, mi ha regalato un libro che vi farò vedere prossimamente quando lo finisco a leggere. Poi penso ci farò una bella recensione. Perché mo parleremo anche di libri. Qua lo so che è un argomento che interessa a pochi, però a me mi interessa e ne parlo. Cioè, cosa spinge una persona a partire da Roma, fare 200 km, spendere soldi per l'autostrada, spendere soldi per la benzina, per incontrare un'altra persona? Cioè, c'è una stima, c'è una voglia di davvero conoscere una persona al di là delle live, di fare un caciarone quando guido, quando faccio un scemo? Oppure, secondo te, cioè, ne balza la pena, è stata una delusione di fare tutto questo che hai fatto? Se fosse stata una delusione, sarei andato via molto prima, piuttosto che stare qui più o meno 12 ore. Ma quanto qua, che cazzo ti fate fare? No, vabbè, però sono 12 ore l'ho passate qua con te, le ho passate molto bene. Quello che mi ha spinto... Con Zac passate molto male. Molto bene pure con lui, dai. Quello che mi ha spinto è stata la sensazione che avrei trovato la stessa persona dal vivo che ho sempre visto dalla telecamera, perché quello che mi ha colpito di lui è stata la verità con la quale ha massacrato giustamente quello che doveva massacrare, che tutti noi sappiamo che cosa massacra lui quando massacra un gioco, però lo fa con sincerità. Però fammi dire una cosa, tu non entriamo nei dettagli. Ok. Tu mi avevi visto oggi, so uno che dopo quando fa una cosa e non gli va bene quello che succede, non ho potuto vedere, pure a scapito mio, perché oggi ho perso un'intervista importante. Oggi noi avevamo un'intervista importante, ragazzi, con una delle reti più importanti, e io, perché non mandava bene un trattamento che ho ricevuto, ho deciso di rinunciare, abbandonare il luogo dove eravamo, tornarci molte ore dopo. Quindi, secondo te, queste sono sintomi di una persona che comunque... Come dico davanti, perché vedo davanti le telecamere, dico io sono così, io sono una persona di valori, io sono una persona di onore, sono una persona che non si fa andare bene tutto. È vero oppure lo dico solo per chiacchiere? Un aggettivo, coerenza. Coerenza, perché se uno è coerente e promette A, deve da A. Siccome oggi, questo oggi è mancato, lo possiamo dire tranquillamente. Però io potevo avere la convenienza perché oggi no, se perché, rimanevo perché là... No, perché sei coerente. Oh. Cioè, spieghiamolo, io oggi avevo questa intervista promessa con questa emittente televisiva. Perché devo fare l'intervista? Per parlare della beneficenza, a me del canale mio, raga. Non me ne frega perché ne parlo sui miei canali. Oggi gli ho detto a lui, non mi piace come è stato usato il nostro nome, come siamo stati trattati, perché non ci è stato dato il giusto risalto. Nonostante siamo venuti qua per fare anche del lavoro, noi non siamo andati là solo a divertirci. E ti ho detto, io preferisco... andarcene per un po',
sapendo che molto probabilmente avrei rinunciato a questa intervista, però per coerenza nei miei confronti rinuncio a una cosa che a me poteva dare molta visibilità, perché un'intervista con una rete nazionale ci avrebbe dato molta visibilità, e non rimanere là dove in quel momento non mi sentivo trattato come merito di essere trattato, non perché io dovevo avere le riverenze. No, però ti era stato promesso qualcosa. Perché mi è stato detto A, è stato fatto Z. Allora, se tu mi dici A e fai Z, in quel momento a me non mi è piaciuto detto. Andiamo, torneremo dopo. Mm-mm. Quindi quella è coerenza, la stessa che io predico nei giochi quando provo qualcosa, oppure sono una persona che predico la coerenza e dopo non la pratica. No, no, assolutamente, assolutamente. È un po' come quando viene presentato un gioco e viene descritto come l'over the top della sua categoria dagli influencer. Esatto, dagli influencer e anche dalla pubblicità, ovviamente. Quindi gli influencer poi rimarcano questa cosa qui, te lo sparano per mesi, ti fanno salire il pathos, ti fanno creare quell'acquolina in bocca, poi alla fine quando esce ti rendi conto che è tutt'altro, ma proprio è tutt'altro, ed è normale che ne devi parlare male. E quindi sono youtuber come lui che vanno premiati, non i lecchini che magari o si fanno regalare il gioco oppure si fanno dare qualcos'altro, quindi soldi e compagnia bella. Quindi, raga, la verità è che i youtuber come questi qui noi non ci facciamo niente perché non ci aiutano. Questi perché sono la maggior parte, sono tutti uguali, sono cioè, tutti pagati, sono tutti... Noi siamo la mosca bianca in mezzo a tanta merda, perché dire a tuo discapito Formula 1 fa schifo quando sai tu lo puoi vendere se ne parli bene. Ma è la verità. Però vedi, allora io ho parlato di Formula 1 dicendo che è scandaloso, ho parlato di Forza, tu mi hai parlato Forza Motorsport, che sei uno che gioca da PC, quindi ma su PC è diverso, l'hai provato su PC, con un volante che costa 1.000 euro, Force Feedback, DD, secondo te c'ho avuto ragione a criticare il gioco che è un gioco dove gioca a vita in guidabile col volante, o sono un coglione, per dirne uno, Fa cagare. È ingiocabile con PC, costoso, col volante costoso. E avremo modo di far vedere a tutti i tuoi follower come questa cosa poi corrisponderà al vero, perché quando poi ci vedremo a Roma avremo modo di far vedere questa cosa qui, ovviamente. Però di base, vedi, io ho criticato giustamente una cosa che non era giudicabile bene, perché non ci stanno le basi per giudicarla bene. Ah, poi un'altra cosa, io oggi per la prima volta, perché non gioco su console, ho provato Assetto Corsa Competizione. Raga, a prescindere dal fatto che io ho un hardware che lui non ha, quindi la diversità di hardware, quindi diversità di volanti e di pedaliera, la fisica mi è sembrata uguale, è inutile che Posso che vi dico da anni. È inutile che ci stiamo a girare intorno. La fisica mi è sembrata uguale, è chiaro che io ho girato malissimo oggi perché la postazione sua è fatta per lui, quindi non era abituato a chiaro, quindi io ho girato malissimo, però la fisica a me mi è sembrata uguale. Quando la gente non è scritta sotto i miei canali che su PC Assetto Corsa Competizione è un altro gioco, ma è uguale, perché non hanno neanche fisica, tempo e soldi. Ma sarebbe anche stupido che io spendo il doppio del tempo per costruire due cose diverse. Nel momento che l'ho costruita buona per PC, la copio uguale, la faccio lì, non spendo niente. Sarebbe stupido, cioè da imprenditore sarebbe una follia. Quindi per quello che ho potuto provare, a me Assetto Corsa Competizione su console, dal punto di vista della fisica di guida mi è sembrato uguale, a prescindere dal fatto che l'hardware utilizzato è diverso. Adesso aspetteremo il 14 il suo responso, dove lui giocherà per la prima volta, credo, Assetto Corsa su PC con hardware diverso, ovviamente, e vedremo se confermerà quello che è stata la mia impressione. Me lo confermerò sicuro, perché non ci sono le basi per fare 20 modelli dello stesso gioco su 20 hardware diversi. Esatto. È next gen di PC di qualsiasi fascia, certo. Console di altri moderni, certo. Next gen. Comunque tu mi hai visto pure parlare con le persone oggi, interfacciarmi con gli altri. Ho visto pure come mi comporto in giro, che faccio, che dico. Cioè, io sono il personaggio che se la tira, che sta sul piedistallo, sono la persona umile che va in giro, ride, scherza, cazzeggia, si diverte, fa le cose come mi vedete fare in live, nei video. Quello ripeto e lo ripeterò fin quando questa amicizia continuerà. Quello che io ho visto attraverso uno schermo, l'ho visto attraverso gli occhi. Davvero. Quindi
La sensazione che ci ho avuto, che mi ha spinto da Roma a venire qui a passare una giornata qui con lui, è stata confermata al 100%, in quanto la persona che mi sembrava veritiera attraverso un monitor appunto, sì, è quello che vedi in carne ed ossa. Assolutamente. Quindi raga, cioè, tutto ciò non l'ho pagato, è venuto lui, anzi mi ha portato pure delle regali, ci ha messo pure dei soldi in tutta questa cosa. Ma sono soldi ben spesi, è stato un bel investimento perché ho passato una bella giornata, faticosa per carità, perché comunque, ripeto, cioè, sono sveglio stamattina alle 7, io più o meno. Sto devastato. È mezzanotte, credo. So. Quasi mezzanotte. Ecco, quindi, però ne è valsa la pena, adesso ho 2 ore di viaggio per tornare a Roma, però ne è valsa la pena perché è stata una mia cosa, io lo volevo conoscere e gli volevo fare un regalo perché secondo me se lo merita, perché secondo me ce lo meritiamo, nel senso, se canali come il suo crescono, non fanno altro che bene alla comunità. Però secondo te perché diverse persone ci tengono proprio a fare un regalo importante? Mo cito a te, postazione volante, cito il ragazzo che mi ha regalato il condizionatore, assolutamente, senza mandare la spedizione fatto pagare. Cito tante persone che comunque dei mesi mi hanno fatto dei regali, gente che mi ha donato, oppure... Mi ricordo quel ragazzo di Lanciano a Capodanno l'anno scorso donò 300 euro per il canale. Perché le persone sono stimolate di fare un regalo a un'altra persona? Sono i valori che sta persona ti trasmette oppure per fare gli sboroni? Perché tu decidi di fare un regalo a me che non mi conosci e diciamo non c'è nulla in cambio? Tu qua che c'è? Una pizza e 2 bicchieri di euro spingi. Cioè, per farmi capire. Cosa spinge queste persone a dire Corrà, tu devi avere questo regalo da me, che comunque è roba costosa, perché una postazione costa, un climatizzatore costa, le donazioni costano, 300 euro sono soldi, perché una persona è spinta a fare questo? Questa è come per dire, perché tu ami quella persona? Cioè, non c'è un perché, è una cosa che ti viene da dentro. Io ce l'ho, perché io se facessi una cosa del genere vuol dire che tu a me veramente mi hai stimolato su vari livelli, io ho detto questa persona la devo premiare, perché se io facessi un regalo... Questa persona io ho sentito che la... Siccome me lo posso permettere, nel senso non vado a vivere sotto un ponte se ti faccio questo regalo, mi sono proprio sentito l'istinto di questa persona la devo aiutare, perché è una persona che mi ispira fiducia e sincerità. E non sono tante le persone oggi che ti danno questo stimolo, nonostante io non l'avessi mai incontrato in vita mia. E la prima volta con il quale io gliel'ho detto a lui, la prima volta che io ho sentito la sua voce sul mio WhatsApp, a me mi ha fatto emozione, perché fa emozione che ti senti una persona che parla con te quando la vedi attraverso un monitor, no? È come un po' un VIP, ok? Questa cosa qui. E quello che ho sentito io è, ci ho avuto uno stimolo, una spinta per dire io questa persona mi sento in dovere, in diritto di doverla aiutare, perché me lo posso permettere, perché posso farlo e perché lo voglio fare. Però per dirti, mo ti faccio un altro esempio. Sì. Tu mi hai visto, lui è stato con me oggi in una fiera dove comunque abbiamo incontrato in tutta la giornata un bel po' di persone, centinaia di persone. Sì, sì. Qual è la percezione di Supercorris qua dove abita Supercorris? E tu me l'hai visto, abbiamo fatto una live che di rimedio, le gare di merda, siamo entrati 10 giri dopo. Comunque l'ha visto più di 1000 persone. Cioè tu vedi, io su internet, su YouTube, sui social sono amato, venerato, messaggi, gente che mi vuole bene. Qual è la percezione che ho io nel luogo dove vivo? Non mi è sembrata molto, molto diversa, nel senso, cioè l'amicone, cioè no, tu... lavorativamente parlando, parliamoci chiaramente. Ah, lavorativamente parlando? Cioè io qua non esisto come Supercorris. No, come youtuber, cioè non lo sapeva nessuno che era un youtuber. No, lo sanno, vedi che ti dicono, lo sanno pure. Fa lo youtuber, vedi che succede. Tu hai visto qualcuno che si è degnato di dire Corrà, che lavoro fai? Quando ci ha fermato una persona del mio paese e mi ha chiesto, sì, Corrà, ma quando si fanno gli eventi, quando siamo arrivati? Tu guarda, non lo so, si dovrebbero ripetere gli eventi a cicli, perché sì, comunque lo fanno così. Io sto a fare video. Sì, infatti sapevo che sei venuto a fare video. Tu hai sentito chiedere che fai, che non fai, che succede? L'unico che me l'ha chiesto è stato un vecchio amico, che sarebbe Alfredo, tra l'altro. Mm-hmm. Che insomma anche chiamo Alfredo, perché mi ha detto Alfredo non è. Ok. Però vabbè. Vabbè, ormai è diventato famoso come Alfredo. Però lui mi vuole bene. Sì, è vero. Che mi ha detto, Corrà, che lavoro fai? Gli ho detto, faccio questo. E è rimasto stupito. Molto contento. Sì, stupito e contento. E si è complimentato. Tu mo, spiegami.
centinaia di persone viste e vi posso assicurare che tanta gente passava e mi guardava. Ho sentito pure gente che mi dice: guarda, guarda là, ho sentito dominare il mio nome. Tu hai visto una persona in cento e passa, cioè centinaia di persone durante la giornata venire lì a dirmi: uè, super course. No, no, nessuno. Solo l'observo al freddo, insomma, che è rimasto. L'ho detto io, esatto, non esatto, sapere, esatto. Nello panificio alla palestra, esatto. Però lui è rimasto positivamente colpito da questa cosa qui. Lui è l'unico, in effetti. Tu hai visto che praticamente qua dove abito io, cioè, è insensibilità ma anche invidia di dire: sappiamo che tu fai questo lavoro, però tu da noi non avrai soddisfazione. Ecco perché io poi sono restio, vedi tu muovi, vengo sabato, alle lunga sabato. Sono restio a rimanere qua e fare eventi qua, infatti questo sarà l'ultimo che farò e non mi interesserà più partecipare a nessun evento nelle zone mie, perché come puoi vedere io sono osannato e venerato in tutta Italia, tranne che a casa mia, e c'è avuto la dimostrazione. Quando io dico nelle live, qua non mi calcola nessuno, qua non mi rispetta nessuno, dico il vero, tu che l'hai visto oggi, no, assolutamente, l'insensibilità degli altri, o dico le minchiate. Ragazzi, c'era un fotografo e il cameraman chiamati, io ero l'unico che stavo là come youtuber, e sono stato, a parte l'organizzatore che ci ha presentato anche a delle reti TV nazionali dicendo: questo è un grande youtuber, ma pur fatto vergogna anche questo grande youtuber, a parte lui, io sono stato snobbato da chiunque come una persona qualunque. Esatto, un signor nessuno. E là ho fatto, io ho tirato i remi in barca, sto facendo video, sto facendo cose, sarebbe uscito un video lungo e bello, ho tirato i remi in barca, fermiamoci, se io devo essere trattato come il primo minchione pescarese, apposta così, che ti ho detto io. E purtroppo, ragazzi, qua nelle zone mie non farò più niente. Preferisco andare a Roma, a Milano, a Torino e non qua. Perché purtroppo qua nei miei confronti c'è una freddezza che in altri luoghi, se io andassi, non ci sarebbe. Capito? E lui l'ha visto, state là con me. Non c'è stata una persona, di anche quelli che mi hanno scritto per Remo, ti verremo a conoscere, che mette: oh, super cose, chi si fa? Che combini? La gente guarda, vede, cingischiava tra di loro, che sta a fare, sta a fare il video, sta a fare, l'ho sentito io. Non c'è stato uno a volermi dare la soddisfazione di dirmi: cazzo, vorrà stare a fare lo youtuber, complimenti. Questo è l'ambiente dove vivo io. Dopo, quando io non mi mischio con nessuno qua, faccio bene o faccio male? Capito? Sì, sì. Quando magari io dico vengo a Roma, Giovanni Abbiata scrive, Valle Lunghe, io ci vengo, ti vengo a conoscere. Pure se non vengono, comunque, c'ho più rispetto in luoghi dove nessuno mi conosce, magari mi rispetti più Giancarlo Fisichelli, che se riusciamo facciamo l'intervista sabato, e non Ciccio Pasticci, che sta qua a raccogliere 4 kg d'olive e si sente meglio di me, che sto là a documentare qualcosa per la collettività, eh. E che poi sei conosciuto pure, perché comunque tutti lo sanno quello che faccio io. No, tu dici pure che dall'America ti scrivono, voglio dire. Ma ne li visto, ma farà la dalla Russia, cioè, scritto, ma non è il primo quello, anche se quanta gente dalla Grecia, dall'Australia, dalla Germania, cioè. Hai visto l'insensibilità che c'è nei miei confronti? Poi io perché non faccio niente per il luogo dove vivo? Non è solo il paese mio, i paesi. Perché da quanto ho capito è la mentalità abruzzese. No, l'abruzzese non ti deve dare la soddisfazione, nonostante sa che tu stai facendo qualcosa che qua nessuno fa. Io sono l'unico stronzo qua che fa lo youtuber. L'unico stronzo, uno ce ne sta, sorry. In giro non ce n'è, però io sono snobbato da tutti, non nessuno. Perché è un'umiliazione per gli altri venire a dirmi fai lo youtuber che combini, si sentono umiliati. Quando io, avete visto la live, chiunque ha voluto fare due chiacchiere, a parte è stato 2 ore che zacco, ma chiunque mi avesse fermato dicendomi che si è fatto, sta a fare la live, di un messaggio al pubblico. Esatto. Non ci sarebbero stati problemi, quindi lui è stato testimone di... Che poi, cioè, diciamola tutta, cioè, fare lo youtuber non è un fare 4 video, basta, finisce lì. Cioè, è tosta, regà, è tosta, perché devi pensare, devi registrare, devi eventualmente montare, devi fare i tag, devi creare la copertina, qualsiasi video è montato, devi spingere sui social, cioè è un lavorone, quindi... E poi soprattutto lui sta da solo, quindi... Una stanzetta che lui l'ha vista, 3 metri quadrati e sto là tutta la giornata, ma mia mamma gliel'ha detto a lui, questi giorni, Corrado, per fare video... Sì, ti sei dovuto anticipare il lavoro che non avresti potuto mai fare oggi. Cioè io correvo come un pazzo, mattina, pomeriggio, sera, stanotte sono andato a dormire alle 3, nonostante che stamattina mi sono dovuto svegliare poi alle 8 per lavarmi, farmi la barba, andare all'evento.
cioè raga, la gente non capisce il lavoro che ci sta dietro. Lui me l'ha visto e ha visto che lui mo va, giustamente fa 2 ore di viaggio, ma io faccio un altro 2 ore di lavoro, ma se ne vado. Non sto qua che diciamo vado a addormentare. Operti, tag, il titolo, cambia quello, fa quella. Cioè siamo un lavoro. Che però purtroppo qua nessuno riconosce. Io sono invisibile, io vado in giro per una festa a fare un lavoro per la festa e sono invisibile. Una volta ci stavi invisibile. Uno qualunque. Lo ricordi Berri, Marco Berri faceva la trasmissione invisibile, parlava dei barboni, andava a intervistare i barboni. Io sono come un barbone qua, nessuno mi calcola. Non perché si deve sminuire il barbone. Io sono invisibile. Dove vado vado? Io sono invisibile. Però la verità purtroppo è diversa. Quindi regà, io ripeto, secondo me youtuber come lui, genuini, vanno premiati perché comunque ci servono, perché sono gli unici che vengono a dire a noi, che poi siamo gli utenti finali, quelli che spendono, la verità. E la verità fa solo che bene. Vabbè raga, chiudiamo qua perché sto video già sta durando mezz'ora, va benissimo. Comunque faceva piacere fare questa intervista con uno dei primi fan che veramente sono venuti fisicamente dove sto io, dove lavoro, dove vivo, nei luoghi dove sto, e ha potuto vedere la mia vita che non è né sfarzosa, faccio né la bella vita, né c'ho il macchinone, né c'ho lo sfarzo nello studio. Casa mia non è sfarzosa per quanto sia enorme, ma non è una casa sfarzosa, è una casa vecchia. Ha potuto vedere che io sono uno molto umile, lavoro, mi impegno, qua sto nel nulla. Anche perché... troppo ti impegni, anche troppo. E da solo sto cercando di costruire una base che possa dare risalto anche ai luoghi dove vivo, per quanto ad oggi, raga, non ne varrebbe neanche la pena. Però lo farò perché dimostrerò a tanta gente che qua non ci crede in me ancora oggi, che si sbagliavano. Poi quando però mi chiameranno negli eventi, perché io sarò molto più grande e sarò molto più seguito, e là dopo gli dirò no. E non sto parlando dell'organizzatore dell'evento, sto parlando della collettività. Quando tutti si accorgeranno di quello che faccio io, anche di bene per il luogo dove vivo, raga, mi spiace, vado a Roma, vado a Vallelunga, vado a San Gabriele, vado a Fisichella, a BKB, faccio tutto il giro del mondo. Qua purtroppo molte cose non le farò. Però raga, dipende pure da noi, perché dobbiamo aiutare youtuber come lui, ma anche in altri ambiti. Cioè, se, non è che uno segue solamente i motori o i videogiochi, però fondamentalmente noi che seguiamo lui nei videogiochi, se ce lo possiamo permettere, anche come dice sempre lui, un euro, 2 euro, no, ma è vero, di cosa hanno, ci stanno tanti youtuber piccoli come me che valgono molto più degli youtuber grandi, perché lo youtuber grande è nato 10 anni fa, 15 anni fa, quando non c'era concorrenza. Ah certo, era molto più easy, molto più facile. Sono cresciuti cani e porci, certo. Che ad oggi se facessero gli stessi canali YouTube non crescerebbero mai. No. Piccoli youtuber come me stanno in calo loro con le stanno in calo. Piccoli youtuber come me ce ne sono tanti, non sono l'unico, ragazzi, ci sta gli youtuber piccolini. Purtroppo naviga, non è nulla, perché non c'hanno i rapporti con le ditte anche per scelte loro, quindi non ti recensiscono le cose pagati. Non gli arrivano tutta la roba gratis, magari sono molto più umili nell'attrezzatura, però alla fine sono 100 volte superiori, non crescono, perché purtroppo la gente, se deve fare una donazione, lo fa sui canali famosi di gente ricca che dopo ti va a mangiare un ristorante Michelin, ti compri le motociclette, i macchinoni. Lo stronzo come me che va in giro, che la 156, l'ha visto la 156, tu, tra virgolette, scassare. Ma ognuno fa quello che gli pare, però per dirvi. Però, regà, non c'ha senso che voi fate le donazioni a Bill Gates, cioè questo è il concetto. Io non lo farei, cioè io preferirei donare, non dico a me, a un altro piccolino che comunque dimostra il suo valore. Piccolino serio e valido, e soprattutto che accresce quelle che sono le informazioni utili, giuste, vere per noi che siamo la comunità. Ma tu di tutta la vita, perché dopo vedi come so io, cioè a me, pure non parlare di videogiochi, che ti posso dire una cosa, i miei canali è la cosa che non mi fa piacere di più, io non voglio mai essere ricordato per i videogiochi. Per un gamer. Però ti posso dire una cosa, pure parlare di altro, perché io oggi ho fatto un video parlando delle mie fobie, chi me l'ha fatto fare? Dire in giro che io ho paura di topic così, non è bellissimo, e molti non lo farebbero perché è vergogna. Però sei tu. Io lo faccio perché c'è gente che ha gli stessi problemi miei, per farli capire, abbi coraggio di parlarne, perché è un problema che non c'è solo tu, c'ho pure io.
Cioè, vedi, quelli sono video che magari ti fanno crescere. Più della recensione di Forza Motorsport, di cui puoi farne a meno, magari è molto più utile il video motivazionale, lo video su alcuni ambiti della vita, che video di Forza Motorsport, che è utile, però molto più relativamente. Io cerco di mischiare tutto. Infatti mi ha detto sto Alfredo, come cazzo fai tutte queste passioni? Perché mi appassioni tutto. Non sono uno stronzo che sta là, Formula 1 e basta, videogiochi e basta. Mi appassioni tutto e c'ho fame da appassionarmi. Quando c'è gente per te una passione sola, è quella. E no, perché quello, se poi ti muore quel ramo, è finito, no? Ma non ti muore, che tu ti piace la Formula 1, solo quelle nella vita, ti piace il cazzo di quelle. Mi piace mille cose, piaccio e potrei fare 10 video al giorno. L'importante è parlarne con passione, perché poi la passione traspare. Se uno è abbastanza sveglio da capire la passione traspare. E tu questo mi hai fatto, mi hai dato, ed è quello che mi ha spinto a venire qui poi, fondamentalmente. La passione e il tuo modo sincero di dire le cose come stanno. Se una cosa è brutta, la cosa è brutta. Se una cosa è buona, non ti sei mai fatto problemi di dire questo gioco è stupendo, questo gioco fa schifo. Quella, cioè la gente si ricorda solo le critiche, ma quando ho fatto The Crew Motorfest ho detto un gioco bellissimo. Perché? Non te lo ricordo. Perché The Crew Motorfest è un gioco bellissimo? Perché è stato venduto come un gioco arcade, quindi tutt'altro che simulativo. Però perché non se lo ricordano che ho detto che è un gioco bello? Si ricordano solo le critiche, però se un gioco esce di merda, che pure altra gente come lui l'ha provata, ha detto che fa schifo. Cioè, raga, per me, che io sono un amante della simulazione al 100%, quindi per me assetto corsa competizione, i giochi quelli più famosi di rally, quindi WRC e Dirt 2, cioè quelli sono simulativi, quindi io vado su quelli. Poi è chiaro che magari un arcade posso pure provarlo, però lo provo perché so che è venduto come un arcade, ma a me non mi puoi spacciare come gioco più simulativo del mondo con 100.000 punti di contatto con la gomma, poi vai lì e fa veramente schifo, dai, su, cioè, però gli altri ti dicono che è bello e te lo fanno comprare, chissà come mai, con un codice chissà come mai, compralo con questo, sì, dai, sì. Su, cioè, raga, 2 più 2 fa 4, direi. Ma vediamo gli altri quanto porteranno Forza Motorsport, che quando hanno comprato sui propri canali, vediamo quante puntate faranno e poi vedremo chi ci ha avuto ragione. MotoGP bellissimo, straordinario. 3 puntate ogni YouTuber, finito MotoGP. Chissà come mai. Non esiste più, però ve l'hanno fatto comprare MotoGP. Comunque, chiudiamo questa discussione. A me ha fatto piacere che lui è venuto, perché io dopo, se avessi avuto dubbi su di me, gli avrei detto no, lascia perdere, ci sta. Siccome io so che sono così, prendere o lasciare, non me ne frega, se non gli piace, se non gli piace. Ho fatto venire proprio per vedere la mia quotidianità, per capire se io sono quello che dopo si mette davanti alla telecamera e si permette a criticare cose anche che gli altri non criticherebbero mai, oppure si permette a fare il moralista per situazioni di vita vissute, o se sono un coglione che sta qua a recitare dietro la telecamera, davanti alla telecamera, e poi nella vita sono tutt'altro. Lo può testimoniare. Quello che faccio tutti i giorni nella vita, la mia etica di vita che dimostro su YouTube, anche facendomi nemici quando critico cose che tutti esaltano, è l'etica che ho nella vita normale tutti i giorni e che mi priva alle volte di grandi occasioni, perché lui ora è uno dei tanti. A me mi hanno chiamato creator, pubblicitari, integratore, mo, l'ultimo Tsunami Nutrition. Non mi piace, io sapete che ho fatto? Quando la cosa non mi quadra, io preferisco perdere grandi occasioni, rimanere integro moralmente, e lui l'ha visto. Ripeto, oggi intervista con un emittente importante, eliminato, perché l'etica, non mi piace quello che tu stai combinando. Io se domenica, sabato vado a Vallelunga e voglio fare intervista a Fisichella, vedi che Fisichella sta scucciato, io lo vedo, me ne mando saluti, me ne vai, non è che stringo l'aspetto a Fisichella a fregarlo perché deve fare intervista. Se io vedo che Fisichella ipoteticamente viene a fare intervista con me, non vuole venire, io dico lasci perdere, va benissimo così. Non succederà mai che io leccherò il culo per fare cose di cui non mi sento motivato. E lui l'ha visto. Il momento che ho perso la motivazione, stavamo là. Ridevamo, scherzavamo, facevamo, ero pronto a fare la grande giornata. Al momento che mi è cascata la motivazione di stare là, l'abbiamo presa. Ci siamo andati. Tre volte, oggi abbiamo fatto questo. Capito? Questa è la coerenza. Se a me non mi rispetti, non c'è coerenza. Per me tu, un po' pagante, là. Pure se mi avessero pagato 10.000 euro oggi, mi sarebbero girati i coglioni, mi sarei andato lo stesso. Perché la mia integrità morale vale più dei soldi e delle cazzate che fa la gente. Quindi, questo ci tenevo a dire, una bella chiacchierata, andiamo, ci rivediamo sabato, andiamo a Vallelunga.
spero che ci faccia una bella giornata, che ci sta veramente, mi piacerebbe intervistare Fisichella che corre, perché io sono patito di Formula 1 e grande fan dei piloti italiani, Trulli, Fisichella. Spero che si possa fare. Se ci sono le condizioni, ai miei termini, se vedo che Fisichella viene ed è felice di fare un'intervista con un youtuber, si fa. Se vedi che sta scazzato, gli dico, guarda, Gianga, sei un mito, ciao. Ci andiamo a McDonald's, e guarda. Non è un problema, non mi serve l'intervista di Fisichella a me. Che fa? 10.000 visualizzazioni, che mi cagna? 10 euro in più a fine mese, che mi cagna a me? Sono sempre Corrado dopo domani, fra 6 mesi, sono sempre Corrado che ha fatto l'intervista, che mi cagna? È un valore aggiunto, sì, ma deve arrivare alle giuste condizioni. Se devo arrivare contro voglia e contro stomaco, posso farne a meno. Tanto cambio lo stesso domani. È vero? Assolutamente. Dai raga, tanto ci rivediamo sabato, che vado pure a casa sua per provare un bel Fanatec DD, non l'ho mai provato, provo un PC da gaming che non l'ho mai provato, quindi faremo parecchie provucce, oltre a vedere Vallelunga e stare là, che sarà comunque una novità, non l'ho mai fatta. Quindi ci vediamo sabato. Saremo nel box Lamborghini. Saremo nel box Lamborghini, che è la mia macchina preferita GT3, tra l'altro, corro sempre con quello. Vi saluto. Se vuoi saluta pure tu. Ciao, guaio. Dai, buonanotte, ragazzi, ci vediamo domani. Ciao, ciao, a sabato. Ciao. Oh!